Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È appena uscito il trailer del secondo volume della quarta stagione di Stranger Things, ho potuto vederlo solamente adesso, quindi eccoci qui con la reaction qualche ora dopo l'uscita. E prima di passare alla reaction, che come sempre sarà non monetizzabile perché è Netflix, vi invito a supportare il più possibile questa serie se volete che continui. Non sto parlando ovviamente di Stranger Things, sto parlando delle reaction su questo canale. Come potete supportare? Bene, basta un semplice like, un'iscrizione se non siete iscritti e magari qualche condivisione qua e là. Se invece volete supportare ad un livello superiore, potete tranquillamente usare il link di Pumpling, dove potete comprare tantissime t-shirt a tema nerd come quella che indosso oggi a tema Edward Mani di Forbice, che comunque non è a tema con il video di oggi, ma sul sito di Pumpling ci sono anche t-shirt e altri gadget a tema Stranger Things, se controllate li trovate tutti sul sito. E vi informo come sempre che esiste il codice ilpensiero4 che vi dà il 20% di cashback, ovvero dei soldi che tornano indietro sul vostro profilo Pumpling sotto forma di punti, che poi possono essere spesi in un altro ordine, e non solo, perché se inserirete il codice avrete anche un paio di calze come regalo, quindi non vi costeranno nulla, le sceglierete voi e vi arriveranno a casa senza spendere un centesimo. Direi però adesso di passare al trailer perché mi è stato detto che è fantastico e io ho un hype assurdo. Avrete sicuramente notato un certo movimento nell'inquadratura perché naturalmente ha deciso proprio adesso la camera di spegnersi per la batteria, meno male che ne avevo un'altra di ricambio carica perché non sarei riuscito ad aspettare altro tempo prima di vedere il trailer. Adesso iniziamo però veramente la reaction. Lo so che hai. Tra l'altro, io voglio dire qualcosa su Max. Secondo me ci lascia veramente in questa stagione. Ma voglio essere onesto con te. I tuoi amici. Nancy fuori, e l'hanno già fatto vedere. Era un cliffhanger del volume 1. E hanno svelato il finale. Anche se era prevedibile comunque. I miei amici hanno bisogno di me. Non sei pronta. Non si fermerà. Oh. Non finché non avrà preso tutto e tutti. Luis? Facciamolo. Vai. Io non vedo l'ora di vedere la schitarrata nel sottosopra. Mind Flayer? Che stavolta potrebbe andarci male. Forse. Max, a Max sicuramente. Almeno, secondo me. Solo che tu osservi. Dai, ci stiamo arrivando. Oh, finalmente prende qualche pugno. Secondo me Max con la mano di Vecna è nuovo, non quello che abbiamo già visto. I tuoi amici hanno perso. Io mi aspetto uno scontro tra Eleven e Vecna veramente pazzo. Beh, la canzone che è diventata in pratica forse la canzone più famosa su Spotify l'hanno messa anche nel trailer, naturalmente. Allora, come ho già detto, secondo me Vecna ucciderà Max. Hanno tentato di farci capire che in realtà si salverà. Secondo me no, perché... Intanto leviamo le cuffie perché ce l'ho ancora e sento la mia voce rimbombare. Secondo me faranno morire davvero Max per un semplice fatto. Ci sono le lettere. È che non volete fare il finale tristone come per Hopper con le lettere di Max che saluta tutti i suoi amici? Secondo me muore Max. E non solo, secondo me potrebbe morire anche qualche altro personaggio, però non ho in mente chi in questo momento, magari Will... Non lo so, ci sono alcune speculazioni, alcune cose che sono state dette e fatte vedere anche direttamente da Noah Snapsh, si chiama così l'attore Snapsh, qualcosa. Potrebbe essere che anche Will ci possa salutare, non so, io spero che almeno Steve, speriamo lo lasciano lì dov'è perché è uno dei miei personaggi preferiti, quindi lasciamolo lì. Anche Max potrebbe dispiacermi, Will invece potete tenervelo, fatelo morire, fate quello che volete. In questa stagione poi è stato totalmente inutile, quindi veramente potete ucciderlo senza problemi. Non vedo veramente l'ora di vedere sia la schitarrata di Eddie nel sottosopra, di vedere appunto chi morirà e se morirà qualcuno, e di vedere anche lo scontro Eleven e Vecna, perché secondo me sarà qualcosa di epico. Non ho mai visto un trailer di una serie Netflix o un prodotto Netflix che sembra avere questa
caratura così tanto importante, quindi non vedo assolutamente l'ora di vedere questi ultimi due episodi, che saranno di 1 ora e 46 l'ottavo episodio, e se non sbaglio l'ultimo non è più di 2 ore e 30 minuti, ma di 2 ore e 19 minuti, comunque siamo lì di 10 minuti in meno, ma cioè, è sempre la durata di un film. È una cosa che non ho apprezzato tantissimo, la durata degli episodi in generale, perché a sto punto fai più episodi, soprattutto per il volume 2, ne fai di più, e non dividi la serie veramente in tanti film, perché alla fine l'ultimo episodio è veramente un film. Tra l'altro in tutto questo sono molto triste, perché ho avuto già la conferma che non potrò vedere i 2 episodi in anteprima, cosa che ho fatto invece per i primi 7 del volume 1, infatti c'è comunque la recensione che è uscita qualche giorno prima del 27 maggio, ve la lascio qui da qualche parte, assieme anche all'analisi del finale, spiegazione del finale, e anche quello che secondo me potrebbe succedere in questi ultimi 2 episodi. In tutto in quest'ultimo periodo sono usciti 3 video, 4 con questo, con appunto il tema centrale Stranger Things. Ma ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo trailer, fatemi sapere cosa secondo voi succederà, e fatemi anche sapere chi secondo voi potrebbe morire in questi ultimi 2 episodi, o comunque entro la fine della serie, perché vi ricordo che la quinta stagione sarà l'ultima, poi non ce ne saranno altre, almeno con il titolo Stranger Things. Io penso che per sfruttare ancora al meglio il nome terranno qualche personaggio per fargli fare uno spin-off o qualcosa del genere, magari uno spin-off fra qualche anno su Eleven, anche se la vedo abbastanza difficile come cosa, perché già Eleven è una delle protagonisti principali una dei protagonisti principali della serie, quindi non lo so, uno spin-off non ci starebbe così tanto. Vi invito come sempre a lasciare un like, iscrivervi se non siete iscritti, seguirmi su tutti i social, link in descrizione, assieme anche al link di Pumpling, codice il pensiero 4 per il 20% di cashback, un paio di calze gratis e niente. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!